Polliciate per questo bellissimo gioco, guardate, per i nostri belli schiavi che portano le risorse. Madonna, sì, schiavi che si portano le risorse, che bello. Guarda, gioco con io ogni tanto questo gioco. Salve a tutti ragazzi, qui Medara. E oggi, magari i più vecchi del canale, se c'è qualcuno, ricordano che avevo iniziato una serie che ha fatto solo uno, mi sembra, sì, uno e basta, episodio, che avevo chiamato Old School Games. In poche parole, dove portavo giochi abbastanza vecchi, ok, e che principalmente mi hanno portato via l'infanzia, questo qua mi ricordo che ti giocavo alle elementari. Adesso non so bene di che anno sia, però per farlo girare su Windows 10 ho dovuto metterlo la repack di Windows 95, quindi vabbè. Questo gioco è The Settlers 4 e è, diciamo, il classico stile: ti costruisci villaggio, ti costruisci l'unità e conquisti l'altro villaggio. Però è un livello è un pochettino molto difficile, sai che io questo gioco penso sia stato l'unico che io non sono mai riuscito a finire, nemmeno quando l'ho ripreso per mano tempo avanti. È stato veramente incredibile e questa volta che lo riprendo per mano spero di riuscirlo a finire. Allora, c'è molto 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 da fare, perché in single player abbiamo le campagne, che sono relativamente corte, dei Romani, dei Vichinghi e dei Maya, che sono le nostre tre popolazioni che abbiamo. Poi abbiamo questa campagna qua, che è tipo infinita, The Dark Tribe, e sono arrivato tipo alla seconda missione e basta, è difficilissimo. E poi ci sono tutte le mappe custom che si possono anche scaricare, molto stile Warcraft. Bene, ora vi voglio far vedere un pochettino, siccome è molto lento come gioco, ok? Faccio vedere un pochettino come funziona, quindi vi porto intanto a far vedere il villaggio fatto e finito. Ok, qua ragazzi vedete abbiamo già vinto. Il gioco funziona così, è molto molto più articolato dei giochi normali di strategia, ok? Perché funziona così ragazzi, semplicemente. Per ampliare il proprio territorio, la vostra area, diciamo, di influenza, ok, dove potete costruire, fare tutte le cose, dovete costruirvi ovviamente delle torrette che pian piano andranno a sviluppare, aumentare finché ovviamente dopo non si andrà a conquistare la città nemica, ok, che vedete abbiamo già distrutto, ci è rimasto un po' di territorio suo. Per conquistare la città nemica bisogna suonare l'attacco. Ah, ok, sì. E per conquistare la città nemica bisogna andare a prendere le torrette, perché prendere le torrette conquisti l'area di influenza sua, e quando un edificio nemico è nella tua area di influenza viene automaticamente distrutto. Questo è, allora, l'economia del gioco. L'economia del gioco si basa tutto sui settlers, ovviamente, ovvero i tizi, in questi qua rossi, questi qua in questo caso sono rossi, che sono appunto i nostri cittadini, insomma. Bisogna, per farli, diciamo, spawnare, costruirgli i residence. Ok, questi qua. Questi settlers faranno tutto, perché è uno dei pochi giochi che ho visto dove bisogna portare materialmente le risorse al luogo per poterle, cioè non basta averle, bisogna proprio portarle nel luogo dove bisogna costruire, e poi arrivano i tizi che te lo costruiscono con i martelli, e prima ancora ci sono quelli con le palle che costruiscono le fondamenta. Quindi appunto è molto lento costruire, perché devono arrivare prima quelli che ti fanno le fondamenta, poi quelli che ti portano i materiali, e poi quelli che te lo costruiscono, i muratori, diciamo. Vedete questi qua, ok, abbiamo quelli che scavano, questi qua che hanno portato le risorse, il legno e la pietra, e adesso arriveranno i costruttori a tirarli su. Il fatto che appunto, essendo molto quando inizia a avere un villaggio molto esteso, ci mettono veramente molto molto tempo ad arrivare con le risorse, devono andare a prendere veramente in posti bucati, perché non si riesce a fare un villaggio bello accorpato stretto, per il fatto anche che più è scoscia la zona, più dovranno scavare quelli, ecco, che stanno costruendo.
più quelli che devono scavare di più, quelli ci metteranno ancora più tempo, quindi bisogna cercare anche di essere veloci all'inizio del game, quindi anche costruire nei posti migliori, non per forza di cose i posti dove ci mettono meno tempo a portare le risorse. Ok, ora economia. Per fare il legno c'è bisogno ovviamente di questo, che è il woodcutter hut, ovvero il boscaiolo. Il boscaiolo andrà a seccare gli alberi, si porterà i tronchi, ok, che arriverà un simpatico tizio, vediamo se lo fa. Esattamente, raccoglie il tronco e lo porterà nella falegnameria, ok, che faranno diventare i tronchi in assi di legno, che è quello alla fine che appunto noi ci serve. Questo qua, ragazzi, è un campo per raccogliere le risorse principalmente, perché così quando sono saturi tutti i luoghi si può ancora andare a... Mettiamo tutto là di storage e gli altri continuano a lavorare. Ok, poi lato, diciamo, guardate come iniziano a lavorare, a muoversi tutti. Lato guerra, diciamo, ok. Per fare un soldato serve un'arma, ok. Serve che un'arma venga portata alla barracks, quindi alle caserme qua. Arriva un nostro omino, prenderà l'arma e diventerà un soldato. Il soldato può essere anche potenziato su tre livelli, quello standard, quello di livello 1, quello di livello 2, livello 3, scusate, e lo squad lead. In poche parole, per fare questo, ok, servirà uno d'oro, per fare questo serviranno due d'oro, per fare questo serviranno tre d'oro, più un'armatura potenziata, diciamo. Queste qua sono classi basi, la classe sotto, in questo caso è il distruttore, l'Axe Warrior, è riservata alla popolazione, quindi i vichinghi avrà questo, i romani un altro, i mai un altro. Ora, vedete? Questo è uno squad lead, vedete quanto figo è. È effettivamente molto più figo degli altri. Questo qua è uno di livello 3, esatto. Per costruire l'arma, ok, servirà... E qua, ragazzi, servirà tantissimo, ma tantissimo carbone. Servirà uno di carbone e un lingotto di ferro. Per fare il lingotto di ferro serve una sacca, sì, l'iron ore, ok, e il carbone, giustamente una lega, quindi per fare un lingotto che dopo quindi verrà portato qua e farà le armi. Per tirarle fuori servono le miniere, ok, che non si mettono a caso, ma c'è bisogno tipo, adesso l'ho tolto. Comunque un alpino che ti dice guarda che qua ti passa, vedi, c'è ancora un po' di cartelli. E ti riempi tutta la montagna di cartelli, tipo qua ti dice che c'è iron, vedete, qua ti dice che c'è pietra, eccetera eccetera. Quindi però una volta che l'hai messo nel punto giusto, bisogna anche dargli da sfamare a questi poveri minatori. E quindi bisogna fare anche un sistema per tagliare il cibo. Poi c'è più sistemi, il più facile è appunto fare quello che pesca, il capanno di pesca, però è anche molto più lento perché deve andare là, deve andare a pescare, eccetera eccetera, tipo poi gli finisce il pesce, bisogna controllarlo sempre, è un po' lentino, però è quello più semplice all'inizio per dargli da mangiare. Poi ci sono quelle più complicate, ad esempio il pane, bisogna fare il granaio, ok, che appunto semina poi raccoglie, i pezzi di grano vengono portati al mulino, che fa diventare i pezzi di grano in farina, e poi che viene portato in panificio. Il panificio ha bisogno di farina e acqua, ok? L'acqua viene raccolta, sì, c'è un tizio che raccoglie acqua, devo costruire una casa per un tizio che raccoglie acqua sui ruscelli, cioè, vabbè. Che raccoglie appunto i secchi d'acqua, cioè poi vengono portati di là. Poi c'è la carne, ok? La carne... Sempre si basa sul granaio iniziale, il grano viene portato qua nella produzione di maiali, che insieme all'acqua ci fa la sbobba, e quando il maiale è cresciuto viene portato al macello e il macello produce la carne. La carne poi si è anche prodotta molto più semplicemente con un capanno di caccia, vedete, che è qua dietro, perché c'è la carne. Che però anche là è molto lungo come fishing, anche molto più lungo perché devi andare a cercare gli animali in giro per la foresta, che non sempre ci sono ovviamente. E poi c'è il raccoglitore di pietra, che semplicemente lo metti in parte alle risorse di pietra e lui va a raccogliere. Mi sembra di aver spiegato tutto quanto. Faccio vedere il mio castello, tanto guarda il mio castello.
Ok, questa qua ragazzi è una cosa che ho costruito postuma, giusto per farvi vedere tutto. In poche parole. Ok. In poche parole, si possono fare, diciamo, anche sacrifici e idee, ci sono le magie. In poche parole, bisogna costruire un tempio, ok? Il tempio sacrificherà un qualcosa sempre al dio, ok? E accumulerai delle manne dal cielo. Con 8 manne dal cielo, i sacerdoti del tempio possono fare delle spade molto utili in battaglia. Ok, ragazzi, questo è quanto nell'economia. Spero di esservi spiegato bene. Ora diciamo che andiamo a fare un po' di azione. Ho salvato prima di durante l'attacco finale, ok, che tra l'altro è stato molto molto difficile. Vedete che siamo ancora in una fase più primordiale. Ok, allora ragazzi, è ad esempio un click to attack per il fatto che, scusa, un move to attack. In poche parole, lo so, è un pochettino non fatto benissimo il combattimento, però sta anche nella difficoltà del gioco, diciamo. Perché io, ad esempio, se clicco qua con tutti i soldati selezionati, loro, se nel tragitto troveranno qualcosa, si fermeranno ad attaccare, per forza. Finché non arrivano qua, io non posso tornare indietro adesso, vedete? Staranno ad attaccare in ogni caso. Finché non hanno vinto, insomma, diciamo. E conquistare le torrette servono soltanto questi qua, insomma, i soldati base. Cioè, non base, ma comunque, diciamo, i spadaccini. E il fatto che sono riuscito appunto a vincere, ragazzi, con il fatto che loro hanno le forze abbastanza dislocate. Quindi sono riuscito a prenderne prima uno e poi l'altro e alla fine a vincere, così. Però ecco qua, solo state attenti, poco alla volta, perché qua non passeranno tutti, nella palude non passano. E quindi, vedete, non avete tutta la forza degli arcieri subito. Vedete? Ci mettono un botto a passare, perché poi questi si fermano ad attaccare e quelli non passano. E quindi era un po' saturo. Ecco, vedete ragazzi, qua sicuramente perderò. Non mi ricordo adesso bene come avevo passato questa parte. E mi stanno anche attaccando di qua, vedete? Esatto, questo è un momento schifoso perché appunto soltanto quelli di soldati normali possono attaccare i tori. Però questi qua adesso semplicemente mi fanno la cancarata. E mi attaccano dietro questi soldati qua. Quindi anche se io adesso poi riuscire a vincere, cosa impossibile perché mi hanno fottuto i frontline. Mi spaccherebbero il culo da dietro, insomma. Ok. Impostiamo un inizio game. Questi sono i romani. Costruzioni molto più carine, devo dire. Nel senso, molto più. No, carine, non mi piace molto più quella dei vichini. Però anche molto più easy l'inizio, perché vedete, abbiamo già un fishman. Uno che pesca. Ok, abbiamo già una. Un nuovo boscaiolo e una segheria. Di là non avevo nulla. Non vi ho detto. Ovviamente, se gli alberi di giù tutti, finisci e non hai più alberi, quindi si mette questo, ok, che ripianta gli alberi, molto semplicemente. Allora, prima di tutto, ragazzi, non vi preoccupate, all'inizio non vi attaccano, non vi arrivano gli zerg come su StarCraft, subito con 3 triliardi di risorse ti aprono, no. Almeno all'inizio, e soprattutto nei primi livelli, non ti aprono, quindi potete con calma costruire le vostre risorse. Vi consiglio, ragazzi, siccome il legno sarà quello che vi darà più problemi, soprattutto all'inizio, costruitene pure due di woodcutter e due sanguimill. Fidatevi che vi servirà. E poi, ovviamente, un'altra per ripiantare gli alberi. Intanto, diciamo che per il momento questo può bastare. Ho già fatto un molto lungo il video. Spero che vi abbia spiegato abbastanza nei dettagli tutto. Spero che questo ritorno un pochettino al passato vi sia piaciuto. Ok? Porterò altri giochi appunto a cui ho giocato quando ero più giovane, più piccolo. L'elementare che sono giocato, Madonna, quanti anni fa? 15 anni fa. Ma no, 15 no, 12-13 anni fa, sì. Comunque, ragazzi, mi raccomando, spolliciate per questo bellissimo gioco, guardate, per i nostri belli schiavi che portano le risorse, Madonna, sì, si portano le risorse, che bello, guarda, gioco con io ogni tanto questo gioco. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, ragazzi, e ciao a tutti!